Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con questo nuovo episodio, ovvero il sesto della carriera. Mi ero sbagliato l'ultima volta, ho detto il sesto, però invece il sesto è questo qui. Oggi signori giocheremo, pensate, strano, non giochiamo mai le partite, ma oggi sorprendentemente andremo a giocare. Prima di tutto contro il La Madonna, partiamo così. Allora, ci è arrivata un'offerta dell'Argentina, come leggete. Però io, dovendo decidere, rimango coerente con quello che vi ho sempre detto. E quindi vado a rifiutare l'Argentina semplicemente perché aspetto l'Italia. Cioè, quello che ho sempre fatto in ogni mia carriera. Detto questo, invece, avanziamo col calendario perché stavo dicendo, prima che ci arrivasse l'offerta, che aspettiamo, insomma, giocheremo contro il Chelsea, come vedete in grafica, e soprattutto incontreremo un nostro grandissimo ex, ovvero N'Golo Kanté. Quindi, ovviamente, sarà una gran partita, una partita che era attesa da molti tifosi dell'Leicester già da quest'estate, e quindi noi dovremo assolutamente cercare di andare a Stamford Bridge e fare la nostra partita. Non sarà facile, però è anche vero che non è facile neanche batterci, perché il Leicester anche a Manchester ha giocato malissimo, ma il Manchester non è riuscito a vincere una partita che poteva finire 4-5-0, per assurdo, un po' per colpa loro, ma anche per meriti nostri, nel senso che ci abbiamo creduto fino alla fine e poi siamo riusciti anche a pareggiarla, anche se un po' per caso. Però comunque apriamo questo episodio che ci vedrà giocare prima contro il Chelsea, poi contro il Porto per la terza giornata del gruppo di Champions League, e poi contro il Crystal Palace forse, ma non so, dipende da come starò, soprattutto come voce alla fine di questo episodio. Forse giocheremo anche contro il Tottenham, ma poi vediamo. Il Leicester ha battuto il Southampton, iniziando così una rimonta, perché ci auguriamo che comunque nelle prossime partite ci sarà una striscia di vittorie o comunque una striscia di risultati utili consecutivi per risalire una classifica non molto generosa con le Foxes fino a questo momento. Oggi siamo a Stamford Bridge contro il Chelsea nell'ottava giornata della Premier, contro Antonio Conte in un derby italiano, in un derby tra centrocampisti, Kanté, il nostro ex, e Junuzovic, quello che teoricamente doveva sostituirlo. Tutto pronto a Stamford Bridge, sotto la pioggia classica in Inghilterra. Si parte con Leicester in possesso di palla. Palla proprio per il numero 7, che va in verticale, perché a chiudere molto bene Alex Sandro. Si muove Slimani in mezzo, va a ricevere il pallone Slimani, poi lo porta anche dentro, serve Amarty che può calciare con il destro! Proprio Amarty fa 1-0 di fronte a Kanté, il Leicester in vantaggio. 1-0 dopo 4 minuti, la partenza incredibile delle Foxes. Ho detto proprio Amarty, anche se poi avevo parlato di Junuzovic nel pre-gara, perché comunque tutti e tre i centrocampisti teoricamente potrebbero essere i successori di Kanté, dato che per caratteristiche sono tutti molto utili alla causa. Traversa e linea interna, perché la palla è entrata tutta. La Goaline Technology ha detto che era gol, lo stadio pure. È 1-0 per noi a Stamford Bridge. Attenzione a Kane che va al cross, bravo Bellerin, addirittura l'acrobazia da allontanare. Poi altrettanto bravo Marez, che emula l'intervento di Aspiligueta e può mandare in contropiede il Leicester. Va in percussione Marez, poi dalla parte opposta è partito Musa, grande palla per Musa all'interno dell'area di rigore, mette giù, poi mette il pallone dietro anziché dentro. Ha colpito male il nigeriano, ma che ripartenza del Leicester. Te, uno contro uno con Alessandro, lo ha saltato, il cross di Kanté verso Diego Costa, è uscito Schmeichel. Può ripartire la Chelsea, palla dentro per Diego Costa che la gira da Kanté, può anche calciare, preferisce Mikel, va in porta lui e trova il gol dell'1-1 alla prima vera palla gol del Chelsea, il sinistro di Joel Mikel, ed è 1-1. Rivediamo il replay, si è aperta la difesa della Leicester, sinistro all'incrocio dei pali che assomiglia leggermente al gol di Amarty. Va col destro a scavare per Diego Costa, la palla resta lì e poi Matic se l'è divorato. Aveva la palla del 2-1. Finisce il primo tempo, gran bella partita, gran bel derby italiano tra Conte e Marconi. Parità al termine dei primi 45 minuti. Corso per un attimo addirittura da Diego Costa, poi la mette in mezzo a cercare Slimani che vola in cielo, più in alto la difesa del Chelsea, poi calcia Amarty, la palla resta lì e poi si salva il Chelsea. Palla gol per il Leicester. Ancora Riyad Mahrez, fuori per Amarty, calcia, va dentro da Mendy che scava il pallone, splendido ancora per Amarty, palla dentro per Slimani e c'è Butland. Che azione del Leicester! Del Leicester respinge anche una del Chelsea, poi Diego Costa, ancora col destro, splendido gol di Diego Costa. Situazione capovolta, Stamford Bridge 66-06, Chelsea 2, Leicester 1. Immeritato però, per quello che abbiamo visto soprattutto nel secondo tempo, ma in generale poi tutta la partita. Però questo è il calcio, questa è la Premier.
ovviamente se loro sono tecnicamente più forti possono risolvere le partite con i singoli. L'ho fatto con un splendido tiro nel primo tempo Mikel, l'ho fatto anche con uno splendido tiro nella ripresa Diego Costa. È ancora lunga la sfida di Anfield contro il Liverpool, può insegnarci qualcosa. Amartey, vuole Musa, poi Alexandro, attenzione al centro, sta arrivando Slimani, palla scavata per l'inserimento di Slimani, Musa lo lascia all'Izuma, è proprio Slimani, fa 2-2, segna sempre Slimani, ancora parità, nel giro di 60 secondi, l'ha già ripresa il Leicester, bella palla di Alexandro, non perfetta, poi pessimo intervento di Izuma, e Slimani, con un gol che assomiglia a quello di Icardi in Inter Torino di qualche settimana fa, trova il gol del 2-2, Mikel. Palla dentro per Hazard, entrato anche Hazard, ora Kanté si inserisce, poi la lascia lì per nostra fortuna, fallo bruttissimo, non ci credo, era un fallo colossale, guarda un po' che ci doveva fare gol, N'Golo Kanté, fallo solare, imbarazzante che non sia stato fischiato quell'intervento su Morgan, no ragazzi non ci credo, erano tutti fermi, guardate qui. E non è fallo, questo non è fallo. Io mi sono fermato. Perché cioè, non puoi non vedere un fallo del genere. Non puoi. Se no riscriviamo il regolamento. Cioè è imbarazzante. Il difensore centrale che deve tenere alta la squadra, comunque che deve tenere il possesso, viene falciato in area di rigore. Non è fallo e si può fare gol tranquillamente. Ok, di quarter che anche il destro, va dentro da Marez che la gira molto bene per Bellerin che arriva a rimorchio, la finta di Bellerin che rientra, poi il rimpallo, la palla resta lì, vuole ripartire Fabregas, ha dormito qui Amartey che doveva intervenire prima, 3 minuti di recupero a Stamford Bridge, Spiligueta non ce la fa a correre, quindi torna, 3 minuti di recupero che sono volati, è finita a Stamford Bridge, il Chelsea batte il Leicester 3-2, il gol decisivo, non poteva che segnarlo N'Golo Kanté per oggi, la sconfitta è clamorosa perché intanto dal punto di vista della prestazione è molto meglio il Leicester che il Chelsea, siamo venuti da loro e abbiamo fatto la partita, questo ovviamente è un grandissimo merito e al ritorno fidatevi che lo metteremo in mostra anche perché guardate il possesso palla e poi niente, poi abbiamo visto tutti come hanno vinto la partita in maniera vergognosa, pazzesca e io raramente mi sono lamentato per errori arbitrali anche perché si tratta di un videogioco quindi teoricamente non dovrebbero esserci, però ragazzi quello che è successo ha del clamoroso perché non ci si crede, cioè e vabbè abbiamo visto, adesso però pensiamo ad altro, pensiamo alla prossima partita, intanto qui gli allenamenti una bella merda sono andati, va benissimo e quindi pensiamo alla partita contro il Porto per staccare la testa dalla Premier League, anche se ovviamente vorrei rigiocare una partita di Premier da subito per recuperare i punti persi a Londra, giochiamo contro il Porto al King Power Stadium. Allarga per Musa, vuole andare all'uno contro uno, Musa riesce a saltare l'uomo, l'inserimento da parte di Odegaard, quello di Slimani, la porta in orizzontale Musa, poi offre a Kapuzka che prova a scavarla, rimpallo e rimorchio c'è ancora Musa, c'è forse non gestita al 100% dalla Leicester infatti, palla persa. Poi André in verticale per Depuart, esce Schmeichel che accenna l'uscita per la verità, poi rientra in porta e dice no a Depuart, poi si butta dentro Odegaard, Slimani a destra per Musa, di prima per Amartey che calcia in porta e spacca la traversa, mamma mia, Amartey è in fiducia in questo periodo ma attacca ancora il Leicester con Bellerin per Amartey che la gira subito, in realtà doveva essere una finta, palla a Casillas, ancora lui. Dentro da Danilo che ha visto l'inserimento di Adrian fino in fondo e poi Schmeichel la mette in calcio d'angolo. Bellerin col cross esterno verso Slimani, fuori gioco. Comunque grande Slimani che tra l'altro aveva disegnato un'altra volta l'ennesimo gol in questo inizio di stagione. Ma poi comunque qui si è fatto valere in particolare con una grande stazza fisica. Verticalizza per Depuart che si gira. Occhio al Porto che ha questi avvii molto rapidi. Per l'appunto Kasper la mette in calcio d'angolo. E Amartey, visto e servito, Amartey al limite, sta arrivando Drinkwater, palla dentro per Drinkwater, Casillas con un miracolo in calcio d'angolo. C'è Musa a rimorchio, palla per Slimani,
Lascia lì a Capuzca. Si butta dentro Drinkwater fino in fondo. Con il destro ancora Casillas. E poi nuovamente Leicester che recupera il pallone. Vediamo se c'è tempo per un'ultima azione. Capuzca corre. Vede Keita. Eh no. Così non si fa. Lo devi fischiare prima, non mentre attacchiamo. Finisce 0-0. Il Leicester non vince più praticamente. Però per quanto riguarda ovviamente il girone, perché c'è stato lo 0-0 anche contro il Copenaghen in trasferta, è vero. Stasera era importante vincere, non che sia un risultato da buttare, perché comunque abbiamo smosso un po' la classifica, restiamo se al secondo posto sicuramente, o forse anche al primo, dipende dal risultato del Copenaghen. Adesso vediamo la classifica. Questa dunque è la classifica, questa è la situazione, il Copenaghen ha vinto e quindi ha 7 punti, segue il Leicester a 5, il Bruges a 3 e il Porto, che smuove leggermente la sua classifica grazie al punticino guadagnato contro di noi, ha un punto comunque a chiudere un girone in maniera clamorosa, anche perché il Bruges era data come squadra materasso del girone e non di certo il Porto. La prossima sarà contro il Crystal Palace in Premier League, non vedo l'ora, arriva anche un'altra offerta per le nazionali da parte dell'Uruguay, ma noi ovviamente andiamo a rifiutarla. Schmeichel vorrebbe... Attenzione, Schmeichel pensa al suo futuro, probabilmente vorrebbe andare via, non si sa, ce lo farà sapere. Intanto Leicester Crystal Palace, ancora al King Power Stadium, dobbiamo vincere. C'è Wickham, cerca lo spiovente nell'area di rigore, occhio a Pancho, la palla resta lì, Caballe col sinistro, Crystal Palace in vantaggio, il gol dell'ex centrocampista della Paris Saint Germain. Da calcio piazzato erano tutti disposti, ma disposti male evidentemente, perché poi abbiamo dormito come al solito. Concediamo agli ospiti di andare in vantaggio. Simpson. Sbaglia clamorosamente Simpson. Pancheon. Simpson in ritardo. Pancheon fino in fondo. Destro di Pancheon sul fondo e ringraziamolo. Ma non è possibile dormire in questo modo. Simpson. Per Amarty. Mendy. Palla per Slimani. Poi ancora Mendy. In qualche modo palla dentro da Albrighton. Albrighton passa. Palla sul destro. Poi c'è largo Marez. In area di rigore. Marez rientra sul mancino. Lo vuole liberare. Non trova la porta. Quanto avrebbe bisogno di un gol su azione Marez. Stato lì il pallone. Remy qui di testa, Pancheon è passato, scoperto il Leicester, Remy va in porta, sinistro, Schmeichel, se non ci fosse lui saremmo già 0-3. Che va, ancora il Brighton in percussione, lascia il pallone a Mendy, poi rientra Mendy, dentro da Alexandro, che la palla sul destro non è il suo piede, quindi allarga per Marez, in area di rigore, Marez sul sinistro, di nuovo da Alexandro! Alexandro! Il primo gol con la maglia dell'Leicester, l'1-1 alla firma del brasiliano, grande gol del 23 che l'ha messa a togliere la ragnatela dal 7, pareggio dell'Leicester. Leicester ha giocato veramente malissimo, ma siamo riusciti comunque a pareggiare questa partita, molto importante il gol di Alexandro, bisogna vincerla per ritrovare fiducia. Calcio d'angolo battuto col pallone che passa. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Crystal Palace. Rete. Crystal Palace in vantaggio. Stanno, ne ho preso uno di rigore. Si può comunque creare ancora un'azione. Odegaard dentro da Junuzovic. Belli scambi. Fino in fondo Junuzovic. Ancora per Odegaard. Ma andando alla presa. Non è possibile. Poi la palla resta lì, Mendy prova a lottare, Keita rialzati, Keita stava recriminando il calcio di rigore, anziché giocare, non ci credo ragazzi. Finisce così, seconda sconfitta di fila in Premier per il Leicester, dopo quella di Londra contro il Chelsea, arriva una sconfitta pesante in casa contro il Crystal Palace. Un momento che sicuramente è molto delicato, quello del Leicester. È molto strana questa Premier, però dobbiamo dare di più in campo, perché a volte facciamo delle dormite difensive clamorose, regaliamo interi tempi di gioco. Oggi abbiamo regalato un primo tempo, non si può giocare così se poi si punta a grandi risultati. Il nostro obiettivo minimo è la riqualificazione in Champions League per la prossima stagione, però poi se giochi così è già tanto ambire anche all'Europa League.